Buonasera e benvenuti a Fatti e Parole. Questa sera parleremo di Valletta Valsecchi, un quartiere che, suo malgrado, è spesso protagonista di servizi giornalistici e di pagine di cronaca. Eh, per parlare dei suoi problemi, questa sera abbiamo invitato qui con noi Davide Cornacchia, direttore di Confesercenti, alla mia destra Fausto Banzi, consigliere comunale per la Sinistra Unita, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Mantova Giampaolo Benedini e Giorgio Bassi del Comitato Quartiere Valletta Valsecchi. Prima di cominciare vi ricordo che potete stare con noi questa sera mandandoci dei messaggi sul numero di telefono che continuerete a leggere in sovrimpressione durante la trasmissione e potete anche inviarci una mail a fattieparole@email.it. La stessa mail la potrete usare durante la settimana per farci delle proposte, per inviarci dei commenti, ne terremo conto e magari potrete anche suggerirci l'argomento delle prossime puntate di Fatti e Parole. Cominciamo: cominciamo con un servizio per descrivervi un po' il quartiere e anche capire come è nato. Il servizio di Enrico Corniani. Ma vivo qui in città. E non mi piace più Valletta Valsecchi nasce alla fine degli anni 50 quando vi vennero trasferiti gli abitanti del quartiere Bella Lancia in seguito a quella rivoluzione urbanistica che portò alla creazione di piazza Ottantesimo Fanteria e alla copertura del rio con il corso della libertà i primi palazzi popolari vennero eretti in via Volta e in via Torelli ad essi se ne aggiunsero molti altri tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 sino a fare di Valletta Valsecchi uno dei quartieri più popolosi della città. Un trend che si è decisamente invertito, però in misura superiore a quel declino demografico che affligge il centro. Qui la popolazione decresce ad un ritmo negativo del 7%. Dati che hanno fatto parlare in molti del rischio del venir meno della coesione sociale. Nel quartiere ora vivono 2.800 persone, di cui soltanto l'8% è rappresentato da bambini e ragazzi, mentre la maggior parte degli abitanti, oltre il 18%, sono anziani. Valletta Valsecchi detiene anche il record degli over 75 anni che abitano da soli qui sono il doppio che negli altri quartieri. L'emergenza welfare in questo quartiere è dunque più forte che altrove. Il consigliere Banzi ha vissuto per anni nel quartiere Valletta Valsecchi, come è cambiato in questi anni? Beh, è cambiato moltissimo, tanto perché molte cose sono state fatte, mi ricordo che quando abitavo io, addirittura non c'era neanche l'asfalto nelle strade. Poi è cambiato anche dal punto di vista della composizione sociale. Delle, sociale come è stato detto nel servizio, a quei tempi c'erano tantissimi ragazzi che frequentavano l'oratorio piuttosto che i giardini, c'era un bar delle acli molto frequentato, per cui in più c'era un forte dibattito, si sono formati allora i primi comitati di quartiere che appunto cercavano di portare lì i servizi che come sempre quando nasce un quartiere non ci sono mai. Prima di tutti era la scuola, allora non c'era la scuola, dove c'era la banca adesso c'era un deposito di corriere e in più una grossa buca dietro dove c'è la palestra, così. per cui è cambiato quel punto di vista lì. Eh, adesso ci sono molti anziani, tanto è vero che l'unico centro di ritrovo è il centro sociale per anziani, che è l'invia Riosto Quindi qualcosa è stato fatto, evidentemente non abbastanza. Vediamo il servizio con i punti più trascurati del quartiere. Un quartiere sfilacciato dal punto di vista sociale, ma non solo. Valletta Valsecchi è afflitta da problemi di diversa natura. A partire dal degrado di numerose vie che richiederebbe un deciso intervento di riqualificazione urbana. In via Campi, ad esempio, i marciapiedi sono completamente sconnessi a causa degli alberi e di fatto sono impraticabili. Gli anziani sono costretti a camminare in strada e, come fanno notare gli abitanti, in una delle tante palazzine che vi si affacciano vive anche una persona non vedente. Marcia a KO anche in Via Luzio che porta direttamente alla parte più cupa del quartiere, quella delle vecchie palazzine popolari di Via Scalerini e di Via 8 Marzo. Qui lo scenario assume quasi tono di guerra e solo i piccioni sembrano sentirsi davvero a casa. Una delle arterie centrali del quartiere, via Ariosto, sembra essere il ritratto perfetto della situazione in cui versa Valletta Valsecchi, che si dibatte tra la tendenza ad un degrado che si teme inarrestabile e lo strenuo tentativo di preservarne la coesione e l'identità. Da una parte c'è il centro sociale in cui gli anziani trovano occasioni di svago ma anche servizi utili come l'ambulatorio medico. Esattamente di fronte poi c'è il dormitorio per i senza tetto, che, riferiscono gli abitanti, non ha mai dato particolari problemi di sicurezza. Basta percorrere poche centinaia di metri per trovarsi invece di fronte ad uno spettacolo quasi spettrale. Una piazza pensata per essere una cittadella del commercio, uno spazio brulicante di attività al servizio del quartiere è invece da anni desolatamente vuota. Ma ci sono altri problemi di quelli che non si vedono ma si sentono e si accumulano giorno dopo giorno minando il benessere quotidiano. L'inquinamento acustico provocato dal traffico di via Brennero ma anche quello atmosferico. Il polo chimico è a poche Centinaia di metri di distanza e gli allarmi per la puzza prodotta dalla lavorazione della raffineria sono ormai all'ordine del giorno. Assessore, cominciamo dai marciapiedi che a quanto pare è la, è la cosa più semplice da risolvere. E esistono, esistono dei progetti a riguardo. Beh, dunque, che sia semplice, in teoria è semplice in tutto. Teoria. Comunque posso dire che eh, diciamo, l'ultimo intervento di quelli che abbiamo programmato per quest'anno, e speriamo di riuscire a iniziare quest'anno, è proprio di Via Campi, dove ci sono, eh, sono state mostrate queste invasioni, diciamo, tra queste compromissioni tra la vegetazione, tra le piante, e sì. i marciapiedi. E, era un intervento non programmato, eh, ma abbiamo... Come dire, nel... abbiamo trovato le risorse per poter almeno completare questa, questa via e ci pare una cosa doverosa eh, devo dire che questo quartiere ha ricevuto quest'anno alcuni interventi eh, che ne hanno modificato in un certo senso un po', hanno migliorato un po' l'assetto e chiaramente ci sono molte cose da fare eh, per l'altro qualcosa che non è nemmeno stata evidenziata dal vostro servizio per esempio i campi di calcio che ci sono, che sono in, non sono proprio nelle condizioni migliori per poter operare, soprattutto quando comincia un po' certo. la stagione autun, autunnale, che eh, cominciano le piogge, quindi ci sono dei terreni con una, un drenaggio non adeguato. Oppure il degrado anche della palestra, che è ancora eh, un edificio... Che come tanti altri purtroppo che abbiamo eh, trovato eh, non è in perfette condizioni di manutenzione, ci sono parecchie crepe per assestamenti delle fondazioni de che ci sono stati. Quindi, sicuramente, eh, come un po' in tanti quartieri della città, ci sono molte cose da fare. Credo che comunque la, la parte più rilevante sia una parte di che che è quella legata alla, alla, alla ferrovia, al traffico soprattutto delle merci che creano disagio e, e quindi in questo senso noi abbiamo dei progetti per cercare di eh, spostare il traffico delle merci in un altro percorso. Questo sarebbe credo un grande successo per, per la città e in primo luogo per il quartiere che è il primo a soffrirne. Un primo risultato è stato ottenuto eh, evitando il passaggio eh, notturno. Naturalmente questo non è assoluto perché a volte su quella linea passano tantissimi treni quando su altre linee principali eh, ci sono dei problemi. Per esempio è successo recentemente che sono passati moltissimi treni da Mantova perché eh, una linea era, era interrotta e hanno dovuto far transitare sul nostro percorso treni che non previsti. Insomma, non è, in, in linea con gli eh, abituali percorsi. Assessore a quando i primi lavori? Beh, I primi lavori dovrebbero essere a breve, nel giro di qualche mese, per quello che riguarda Via Campi. Eh, il resto per il momento non abbiamo in previsione altri interventi tranne quelli di cercare di risolvere questi eh, problemi dei sui fabbricati che sono veramente imbarazzanti. Ma, eh, devo dire. Non è una soddisfazione, ma cioè, purtroppo eh, perché tanto la città poi alla fine eh, è, è sulla, nella nostra responsabilità e in questo ci sentiamo responsabili. Ci sono tante criticità, abbiamo cercato di, di chiudere finalmente l'edificio 7 che era da tempo sì. terminato e non veniva eh, reso agibile per problemi. Eh, di certificazioni, insomma, dopo mh, in questi mesi siamo riusciti finalmente a renderlo ogibile. Adesso dobbiamo far, fare un po' di pulizie, eh, però insomma, dovrebbe essere abbastanza a posto. Dico abbastanza perché questi edifici soffrono di, come dire, di eh, nascere, di non essere abitati subito, di passare, passa un po' di tempo, vengono. Collaudati, forse in una maniera anche sono stati collaudati in un modo non proprio puntiglioso e quindi poi ci si ritrova dopo qualche mese eh, di, di, di inserimento dei, degli abitanti con delle eh, situazioni di degrado che inaspettate. Perché Rimanere chiusi senza che ci sia un'attività è come un po' il nostro. Un po', io paragono a un edificio un po' come al corpo: un se uno rimane all'organismo, rimane fermo, poi quando deve riprendere a operare si trova qualche acciacco. Comunque... Poi torneremo a parlarne nel, nel, insieme.